Adesso si comincia a esagerare. Sono le 9. È tardi per essere un semplice ritardo. Non ti pare? Un'ora. Non è eccessivo, sai. Un guasto alla macchina. Ma se è uscita stamattina alle 9, sarà fuori da 12 ore? Vabbè, però aveva lasciato detta a Teresa che semmai alle 8. Ma che ne sappiamo noi dove passa le sue giornate, con chi consuma queste gite? Vuoi, amiche, amici. Non vedo la ragione. Ah, tu non la vedi. Ma io, caro, la vedo, questa ragione. Zitto. No, nessuno. Non ha suonato nessuno. E poi tu credi che lei abbia bisogno di suonare per entrare? No, caro. Lei ha la sua chiave in borsetta, la sua bella chiave. Apre, chiude, entra, esce. Non ha bisogno di suonare il campanello. È libera e indipendente più di te e più di me. E adesso? Che cosa devo fare? Niente. Niente da fare. Papà ed io abbiamo mangiato e bene. Adesso papà si siede sulla sua poltrona, accende il suo sigaro, io la mia sigaretta e tu sparecchi. Ma la signorina dovrà pranzare. E invece non pranzerà. Direi che abbiamo mangiato tutto noi e con ottimo appetito. Con formidabile appetito, senza neanche accorgerci della sua mancanza, capito? Se me lo comandi. Sì, te lo comando io. E anche tu, papà, eh? Niente cena, così impara. Guarda, io direi... No, lo so benissimo. Sai, Susie ha la testa sul collo. Non si può mai dire. Oh, questo poi. Ma che ne sai tu? Che ne so io? Siamo sempre con lei per seguirne gli atti, studiarne i pensieri. Va bene, caro, ma bisogna fidarsi. Papà, tu dici bisogna fidarsi con una sicurezza. Sei ingenuo, sai. Vabbè, sarò ingenuo, ma cosa vuoi? Io di Susie mi fido come mi fido di te. Come ti sei sempre fidato di tutti. Ecco, precisamente. E non me ne sono mai trovato troppo male. Vuol dire che in fondo... È un'ottima morale la mia, no? Ah, sì, forse ai tuoi tempi. Ma io vivo anche in questi No, sì, sì, certo vivi. Però a modo tuo, chiuso in camera tua, sepolto fra i tuoi libri. Ma noi, scusa, ci conosci tu? Ma certo, caro. Conosco Susie, conosco te. Ma no, papà, volevo dire noi giovani d'oggi, non soltanto Susie e me. Noi tutti giovani. Ma perché? Siete tanto cambiati dei giovani di ieri? Ma papà, non fare l'ingenuo, ti prego. Sono cambiati i tempi, no? E sono mutati anche i giovani che sono figli del tempo. Tu, per esempio? No. Lascia stare me. Io sono una specie di mummia. Io non vivo, guardo vivere gli altri. Non direi... Sì, ma Susie no. Ah, Susie vive, te lo dico io. Susie non ha bisogno dello studio. È un po' di tempo che la osservo e... La vedo cambiare di ora in ora, di giorno in giorno. Tu, papà, non te ne sei accorto, ma non è neanche più la Susie di una volta. Ha perfino cambiato fisionomia. Ha una strana luce negli occhi. Dico, vediamo un po', ma da quanto tempo tu dici? Ma non lo so, papà, non si può fare una data. Forse da un anno a questa parte. Eh no, allora, scusa, una data c'è. E tu credi ma che... Ma non lo so, che non posso. Certo che il suo cambiamento io l'ho notato fin da allora. Molto grave quello che mi dice adesso, sai. Investo in pieno la mia responsabilità di padre. Perché dico, se è da allora, vuol dire che allora io sono responsabile di non esservi stato vicino abbastanza, di non avervi capito, di non avervi sorvegliato. No, è molto grave. Lo so. Avrei dovuto fare anche le sue veci. Ma però, sai, io credo che tu esageri. Guarda che tu vuoi molto bene a Susie. Si è sempre un po' gelosi della propria sorella. Ah. Ma anche lei, poverina, cosa vuoi? Deve fare la sua vita. Troverà il compagno, si sposerà. No, lo ha già trovato. Tu sai? Sì, è quello che penso io. Bello acquisto. Ma lo conosco, sì, io? Lo conosce, non ti piace. Non deve piacere a me. No, ma non dico fisicamente, come fisico forse è un... E per il resto? Non mi va. È Camilloni, detto Gegè. Ah. La vedi? Hai detto A. È segno che non piace nemmeno a te. Infatti, non mi è simpatico. Sarà un bravo giovane, non lo nego, ma... Ma c'è qualcosa che non va, vero? La penso anch'io così. Eppure, fra tutti i nostri amici e conoscenti, Gegè è il più vicino a Susie. Ma ne sei certo? Ma come, stanno sempre attaccati, vanno d'accordo? Con Susie. Da principio io credevo che lei lo pigliasse in giro, sciocco e vuoto com'è. Ma poi mi sono accorto che non soltanto ne tollerava la compagnia, ma che quasi la cercava. Infine,
credo che tu mi abbia capito. Ma insomma, questa è una cosa seria. Pare. E quella figliola che a me non ha mai detto nulla. Nemmeno a me. Nemmeno a me, sai che, scusa, ma io ne sono più vicino di te. Soltanto una sera, uscendo da teatro, se n'è parlato per la strada. Io le ho detto che non mi pareva bello accettare la corte di uno scemo di quel calibro. E lei? Lei, una litigata, mi ha detto di occuparmi dei fatti miei, di non giudicare così superficialmente le persone, e che in fondo lui valeva assai più di tanti altri. Ma non aveva l'aria troppo convinta. Io ho sempre pensato che se lo tenesse accanto, per rabbia, per forza, come se l'avesse portato via qualche amica, per dispetto. Ecco. E tu credi che oggi... Sono andate a fare una gita con la sua macchina, 12 ore, chissà dove, e soli. Ma appena torna mi sente. Prima lei e poi lui. A lui poi voglio dire due paroline, gli romperei volentieri il muso. Ecco, bravo. Così li appiccichi per sempre. No, scusa. Non è la strada migliore questa. Ne parlerò io. Neanche questa è la strada che ci vuole con un tipo come Susi. E allora aspettiamo, scusa. Forse se ne stancherà. Può anche darsi. Ma intanto, nella migliore delle ipotesi, Susi si compromette. Ma dimmi un po', in conclusione, questo Camilloni com'è? È un fesso. Però di quelli dorati, sai. Sfasato, elegante, cinico, buono a nulla. È vuoto come una canna. Ma a parte tutte queste belle qualità, ce l'ha una posizione? Sì, sì, quella del padre. Una grossa azienda, legnami, credo. Lui ha abbandonato gli studi, ha sciupato un sacco di quattrini, si è messo a fare il corridore automobilista, figurati. Ha scassato non so quante macchine. Alle mille miglia si è mezzo fracassato, ma non è morto. Uno zero tondo così. Beh, papà, ne parlerò io. No, non ne caverai niente, papà. E poi ormai è troppo tardi. Tardi? Come tardi? Tardi. Tardi perché lei si è incaponita e non c'è niente di peggio, capisci? Vabbè, ma dico, dovrà pure obbedirmi infine. Lo vedi? Hai detto infine, il che vuol dire in fondo. Allora bisogna aspettare di toccare questo fondo. Ma neanche per idee, figurati, parlo subito. Parlo stasera stessa. E se le cose stanno così, qui non c'è tempo da perdere. Papà, ma lo vedi come sei combinato tu? Tu stai un anno senza vedere nulla, senza accorgerti di nulla, poi all'improvviso vorresti risolvere tutto in 5 minuti, con un colloquio e una sgridata, e ci vuole altro. Vabbè, allora. Ma! Ma dico, qui bisogna pur far qualcosa, non si può mica stare a aspettare il peggio. Prima le parlo io, e poi... Ma vabbè, caro, ma io voglio sapere. Saprai, ma al momento opportuno. Tu non immagini nemmeno quale cataclisma può accadere precipitando le cose con un tipo come lei. La signorina! Oh. Mi farà il santissimo piacere di startene in cucina senza fiatare, eh? Puoi anche andare a letto, se credi. Ma e se la signorina avesse ancora da pranzare? E si preparerà il pranzo da sola e non cascherà il mondo per questo. Vai. Anche tu, papà, fammi il piacere. Vai nel tuo studio, in camera da letto, in salotto, dove ti pare, però lasciami un po' solo con lei, altrimenti mi togli la forza di parlare. No, scusa, io... Va, papà, vai, poi ti racconto tutto, sta tranquillo, vai. Ciao. Non si pranza qui? Già pranzato. Bene, ho mangiato anch'io. Papà? Papà è di sopra. Teresa? Teresa... Teresa è a teatro a Lohengrin. Davvero? Ma lo vedi. Sei così poco te che hai creduto sul serio, la nostra Teresa a teatro, in poltrona ad ascoltare il Lohengrin. Che cosa vuol dire quel poco me? Ma sì, che trucchi, che ti nascondi, che suoni falsa. Perché dovrei fare tutte queste cose? Perché ti secca di essere rincasata tardi. Ti secca che io sia qui solo ad aspettarti. E infine, perché ti secca di aver capito che fra poco io avrò qualche cosa da dirti. E tu avrai qualcosa da rispondermi, ecco. Sei anche sicuro di non sbagliare? Sicurissimo. Bene.
Comincia pure allora. Voleva parlarti, papà. Perché anche lui è stufo di te e del tuo modo di agire. Ma io gli ho detto di aver pazienza, perché fra poco avrò qualcosa da dirti io e non posso più aspettare. Grazie. Grazie di che? Di avermi risparmiato un colloquio con nostro padre. No, no, no. Ritardato. Bene, ritardato. Beh, comincia tu allora. No, non cercare di provocarmi, sai, con quel tono e quelle arie da principessa offesa. Non farmi perdere la calma. Non sono per niente offesa. Aspetto. Ma, insomma, si può sapere che cosa ti ha schifato nella vita perché tu ti debba buttare allo sbaraglio in questo modo? Ma cosa ti è successo? Cosa ti hanno fatto? Aspetta! Aspetta! Io non avrei parlato se tu non mi ci avessi tirato per i capelli. Io ti osservavo da un po' di tempo, ti guardavo vivere, ti vedevo cambiare da un giorno all'altro, da un'ora all'altra. Aspettavo che tu ti fermassi. Io non so che cosa avrei dato per vederti fermare da te, ma tu non ti sei fermata. E allora ti devo fermare io. Io? Sì. Io, perché non c'è nessun altro che sappia farlo. Io, perché nostro padre non sa farlo. E nostra madre non c'è più. Io perché sono tuo fratello e sento una certa responsabilità per la tua vita e per il tuo avvenire. Tu devi cambiare, devi fermarti, devi ritornare quella di una volta, adesso, subito, ora, stasera stessa, domani mattina, tu devi già essere un'altra, cambiata da capo a piedi. E devi anche cambiare quella risata, sai, non mi piace, è falsa. E poi? E poi basta. Va bene. Buonanotte.